Sono a Milano da Via Ancona 2. Andando a Palazzo Marino mi sono fermato per un ricordo di fronte alla lapide dedicata a Carlo Rosselli. In ufficio vi racconterò la sua storia. Sulla targa che avete visto c'è scritto: in Via Ancona 2 visse nel 1926 il martire antifascista Carlo Rosselli e qui ebbe sede la redazione del Quarto Stato, rivista socialista a difesa della libertà e della democrazia. Perché parlo oggi di Carlo Rosselli? Perché il 9 giugno del 1937 fu assassinato insieme al fratello su mandato della dittatura fascista. Ora andatevi a rivedere questa storia, perché Carlo Rosselli è uno dei tanti non milanesi ma che ha lasciato un segno profondo nella cultura milanese, nella cultura democratica milanese in questo caso. Arrivò a Milano nel 23, fece l'assistente di Einaudi in Bocconi, ma fu molto attivo ovviamente dal punto di vista politico, fondando appunto questa rivista insieme a Pietro Nenni, che si chiamava Il Quarto Stato, poi chiusa dai fascisti, aiutando l'espatrio, supportando l'espatrio di molti antifascisti, anche lui espatriò a un certo punto, e partecipando nelle brigate internazionali alla guerra civile in Spagna. A lui, a Carlo Rosselli, il nostro ricordo. Ora torniamo su un tema che sapete mi è caro, che è quello delle scuole. E voglio dire che mentre qualcuno sta ancora a pensare al plexiglass sì o al plexiglass no, a Milano stiamo andando avanti spediti con un programma che si chiama Ripartiamo dai tetti, molto semplice, ma il nostro pensiero è che le scuole vadano continuamente mantenute e in questo caso di fermo stiamo lavorando ancora più intensità per una manutenzione straordinaria. Abbiamo investito 14 milioni per ripristinare i tetti di 50 scuole milanesi, perché impermeabilizzare i tetti e sistemare le gronde è fondamentale, evita infiltrazioni, evita umidità, insomma quello che penso si debba fare. Rimane il fatto che sulle scuole dobbiamo venirne a una. Grazie e buona giornata a tutti voi.